Signore e signori ambasciatori, è difficile negare che il disegno di integrazione europea viva adesso uno dei suoi momenti più complessi e contraddittori nel corso della sua storia. Alimentati dalla insoddisfazione causata dalla crisi economica, dalla crescente instabilità ai suoi confini e da timori per la sicurezza, hanno guadagnato peso crescente movimenti di opinione che mettono in discussione il percorso compiuto sinora, addebitandogli il crescente disagio sociale e le incertezze di fronte alle crisi croniche e agli eventi tumultuosi degli ultimi mesi. L'obiettivo di vedere un giorno raggiunto l'orizzonte federalista ha portato la costruzione europea molto avanti, pervenendo alla moneta unica e alla liberalizzazione delle frontiere, di quelle interne, superando antichi e consolidati steccati. Ma la crisi economica e quella migratoria hanno mostrato come l'architettura sia ancora incompiuta. È proprio a causa di questa architettura incompleta che l'Unione Europea si è rivelata talvolta incapace di intercettare i bisogni e di rispondere alle necessità dei propri cittadini. È necessario un nuovo sforzo lungimirante per dotare l'Unione Europea di strutture che, nel rispetto delle peculiarità di ciascun Paese, siano adeguate al compito di concorrere a governare i fenomeni globali che nel mondo si vanno delineando. Occorre abbandonare nell'Unione la logica delle soluzioni emergenziali per assumere quella visione strategica e di lungo periodo che l'Unione stessa è stata spesso capace di esprimere. È compito delle leadership europee assumersi questa responsabilità, aiutando le giovani generazioni a conoscere appieno e apprezzare il disegno comunitario. Un'Europa avulsa dalla realtà, avvertita soprattutto come un freddo insieme di norme e procedure, non sarà in grado di conquistare le energie e l'impegno dei giovani. Occorre guadagnare nuovamente all'Europa il consenso che negli anni si è andato attenuando, dando spazio crescente alla partecipazione dei cittadini al dibattito politico. Un dibattito ampio, non più confinato negli spazi ristretti della politica nazionale, all'altezza quindi di quel demos europeo che quasi 70 anni di vita sempre più comune hanno contribuito a creare. Il mondo globalizzato pone nuove sfide alla comunità internazionale. La crescente interdipendenza non esclude la rilevanza degli stati nazionali, ma ne ha modificato compiti e responsabilità, che è innanzitutto responsabilità di gestione consapevole e costruttiva della sovranità, a tutti i livelli in cui essa si manifesta o ai quali è stata liberamente trasferita.